18 marzo 1861. All'indomani dell'Unità d'Italia, anche l'ultima roccaforte borbonica, Civitella del Tronto, cadde per mano dei Savoia e di Vittorio Emanuele II. A distanza di 152 anni, tra i vicoli della città resta il ricordo di uno degli eventi più importanti della nostra storia italica. Ma da venerdì 23 agosto Civitella assaggerà per la prima volta una nuova forma d'arte, quella dell'ironia, del cabaret, utili a far cestinare il contemporaneo pessimismo leopardiano che avvilisce l'uomo del 2013. Presso la sala polifunzionale Stefano di Bonaventura si è svolta nella mattinata del 19 agosto la conferenza stampa del festival L'ultima roccaforte della risata, che ha visto la presenza del sindaco, avvocato Cristina Di Pietro, degli assessori D'Alessio e De Dominicis, dei presentatori Fabiola Silvestri e Angelo Carestia, il quale riveste la carica di direttore artistico della serata, e del cavalier Tullio Luciani, che assieme a Walter Assenti ha rappresentato l'agenzia Lido degli Aranci, punto di riferimento del settore artistico del centro Italia, avente sede a Grottammare. Alla luce delle parole del sindaco Di Pietro, sarà il primo grande contatto tra Civitella e il mondo del cabaret, in una staffetta interamente interregionale diocesana che porterà in piazza Filippi Pepe due grandissimi esponenti del cabaret romano e nazionale, Massimo Bagnato, star di Radio 2 Rai, e Stefano Vigilante, pilastro di Zelig e secondo classificato nell'edizione 2000 di Cabaret Amore Mio, festival grottammarese di rilevanza nazionale creato dal Lido degli Aranci. All'evento, in programma alle ore 21 di venerdì 23 agosto, ci saranno grandi esponenti e genius loci della musica e dell'arte, Elsa Baldini, Muzio Marcellini, Carl Fanini e il sax parlante di Davide Carestia, ospiti di un'iniziativa che sicuramente crescerà negli anni a venire, facendo conoscere al pubblico le mille geografie della comicità e dell'arte italiana.